Nuovi incarichi per i vigili del fuoco di Venezia. Ennio Aquilino lascia il comando al collega Giovanni Di Iorio. Appena arrivato e c'è questa novità quasi unica in Italia, no? la prima sala unificata 118 vigili del fuoco. Che cosa rappresenta secondo lei questa sala operativa unica? Ma rappresenta la razionalizzazione dei costi, miglioramento dei servizi, maggiore efficienza per i cittadini. Quindi io già nella mia esperienza come responsabile dei servizi informatici delle sale operative del Ministero dell'Interno, già negli anni trascorsi, dal 2012 al 2015 ho già lavorato per il numero unico europeo, quindi già conoscevo la problematica e già ho sperimentato in altri comandi in fase embrionale esperienze del genere, per cui diciamo qui viva il Veneto, viva la laboriosità dei veneti, perché sono riuscito ad arrivare al traguardo, ma di queste iniziative a livello embrionale ce ne sono già in altre realtà, senza nulla togliere ai veneti, ripeto, perché hanno già raccolto i frutti, altrove stanno seminando. Per me Venezia è il settimo comando provinciale che dirigo, ho cominciato la carriera a Piacenza, ho girato l'Italia, la finirò a Venezia. Sono stato avvisato, diciamo, dai colleghi, dagli amici, dai superiori, inferiori, diciamo, della fragilità della città di Venezia. L'altro giorno, non ricordo con chi, credo con proprio il direttore generale, mi disse, appena arrivato ci siamo visti, quindi, ieri mattina, no, perché oggi è il secondo giorno, questo è ieri mattina, e mi disse qui qualunque fenomeno succede, qualunque evento succeda, ha una cassa di risonanza a livello mondiale, per cui ti raccomanda, diciamo, è stata l'ennesima raccomandazione. Cioè, non sono venuto qui da incosciente, assolutamente. Però nemmeno mi faccio prendere dal panico. Farei un altro mestiere se mi facesse prendere dal panico per le criticità, le fragilità e le peculiarità che troverò qui a Venezia.